Buonasera, Greta. Buonasera. Greta Ferru, Campobassana, modella e attrice, che è quest'anno la madrina di Molise Cinema. Che effetto ti fa questa cosa nella tua regione? Beh, sono piuttosto onorata di essere la madrina, soprattutto perché non ho ancora un nome così affermato da meritarmi un'esperienza e un titolo simile, quindi sono felicissima. Greta, tu sei soprattutto modella, sei stata scelta come primo volto da Armani Beauty, però da un paio d'anni ti occupi anche di cinema, insomma stai facendo da un annetto, fai tante attività, ci sarà adesso la presentazione di una prossima fiction televisiva, ma soprattutto vogliamo sapere, a Venezia fra qualche settimana ci andrai ancora nei panni di modella? Ok. Venezia, torneremo con Armani Beauty e parteciperemo a due prime che ancora non si sa quali sono, quindi non posso dirle. E la fiction invece uscirà ad ottobre, stiamo lavorando ormai quasi da un anno a questo progetto, da ottobre scorso. Lo scorso anno, intorno a luglio-giugno, ho scoperto di essere stata scelta come protagonista e vediamo cosa succede. Senti, e il tuo rapporto con la moda, il tuo rapporto con il cinema, ma anche con la regione di provenienza. Hai sempre dichiarato con orgoglio di venire dalla nostra regione e torni spesso a Campobasso, in Molise? È un po' difficile perché il viaggio verso il Molise è pari a un viaggio per New York da Milano, però sono 7 ore, però... Allo stesso tempo, quando riesco, torno sia perché mi serve questo verde, sia perché ci sono tutti i miei familiari, ci sono anche molti miei amici. Insomma, le mie radici provengono da qui. Neanche un giro nei vari paesini fa piuttosto bene allo stomaco e al cuore. Abbiamo detto della partecipazione al Festival del Cinema di Venezia e nel tuo futuro c'è ancora, chiaramente, attività da top moda, modella, e l'attività nel cinema, e hai dichiarato che il tuo sogno nel cassetto è quello di fare l'attrice. Com'è nata questa passione, se all'improvviso, se da piccola avevi già questo sogno? È da un po' che ci penso, in realtà. È stato il mio ingresso nel mondo del cinema è venuto abbastanza dal nulla, però se adesso ripenso a quando ero bambina, la colpa di tutto è sicuramente da dare alla mia nonna materna, che quando ero piccola mi ha sempre permesso e spinto a organizzare piccoli spettacoli teatrali in casa con i miei cugini. Mi ha sempre parlato in realtà del teatro, del cinema, mi ha sempre raccontato storie, mi ha sempre molto avvicinato al mondo dell'arte in generale, quindi probabilmente se qualcosa è nato deve essere nato da lì. Si è un po' assopito nel tempo, ma poi è rinato l'anno scorso e che adesso siamo qui. Bene, per salire sul palco di Molise Cinema sarai con un attore importante, Gianmarco Saurino, e con un fotografo importante. È il fotografo che ha fatto questa foto bellissima che hai alle tue spalle, Rachel Welch e Vittorio De Sica, insomma del 66, è una bellissima immagine per salutarci. In bocca al lupo per tutto e grazie. Ci rivedremo in Molise, spero. Grazie.